figata. Il problema è dirglielo che io dovrò usare la sua moto, anche perché è grande, grosso ed è uno che picchia forte. Sei geloso, Scott, della tua Panigale? I have two, so it's okay, we can share. Sei più geloso della fidanzata o della moto? Definitely my girlfriend, we could have an issue there. Comunque, giuro, la tratterò bene e andrò piano, Scott, non picchiarmi. The girlfriend or the bike? Thank you, bye Scott. Okay. Che spettacolo! È arrivato il mio momento, Scott Redding è d'accordo e quindi la Ducati Panigale R oggi la guido io, Misano Circuit, due giri a bomba! Ah! Staccatona! Più giri e più prendi confidenza! Tutto di seconda! Che meraviglia! Qua stai piegato per delle mezz'ore intere con l'elettronica che ti aiuta, e quanto frena dentro la seconda. Qui arrivo, cambio di direzione, è uno spettacolo, ragazzi. Ingegnere, a un certo punto avevo le lacrime agli occhi. Ho le lacrime agli occhi. Posso permettermi di dire, dopo tanti anni e che penso di aver provato un po' tutte le superbike del mondo, che questa è la più bella. Quinta, quarta, terza, dentro la prima e al punto di corda. Il motore è impressionante. Quello che ti trasmette è una botta al cuore. È impressionante per quanto tira e per quanto è bello. Ce l'avete un metro? Perché secondo me ho le braccia più lunghe di un paio di centimetri. Prima marcia al tramonto e poi su in fretta per dare gas. Mi si impenna leggermente dentro la quinta. Vediamo una bella pelata qua al curvone. Tanto ci fa piacere sentire questo commento anche da un pilota non professionista, e parte del nostro lavoro è proprio trasferire tutto questo sulla moto di serie e dare la disponibilità a tutti i clienti di fare questa cosa qua in maniera che tutti possano godere. Dentro di terza, e allora via, ancora due marce prima il carro. Scott credo che sia un bel modello per i motociclisti di serie. Non ha uno stile di guida strano, ho provato diverse Ducati in passato, c'è quello che è più impiccato, quello che è più seduto, quello che ce l'ha un legno. Ha uno stile di guida abbastanza classico, pulito, e gli piace avere una buona progressione col gas, e adesso sta a noi portarlo a vincere. Esatto, a vincere anche. È bestiale, sembra una 600 da guidare. Terza, morbida. Che angoli di piega raggiunge Scott quando è pancia a terra? Direi quasi spalla a terra a questo spalla punto. Terra. Più di 55 gradi. Che spettacolo! E metti il giusto gomito, Max! Hai Redding! È tua! Distanziamento sociale, poi ci infettiamo le mani, però un 5 te lo voglio dare. Grazie di tutto. Grazie. Brava Ducati!